get low when the whistle go. Canale. Oggi facciamo la recensione di un supporto per la GoPro. Io adesso ho questo qua della Hero 3 Silver Plus e vediamo un attimo, ho fatto l'ordine molto veloce un giorno Amazon, classica scatola per pacchi piccoli, e vediamo di vedere. Tagliamo, perfetto, vediamo di fare le cose fatte bene. C'è un tagliavino che so, non so, ma riusciamo a farlo stesso piano piano. E guarda, perfetto, abbiamo l'involucro e voilà, pacchettino. Adesso quello del microfono, questo, e qui abbiamo il supporto che ho preso per la GoPro. Bene, questo lanciamolo e vediamo subito. Allora, diciamo per i video il filtrino, una protezione, come potete vedere c'è il vetro trasparente, perfetto. Poi il supportino, materiale, una plastica dura, suo aggancio, questo qui deve essere discorso per la pulizia della lente, il tappino, e poi i vari supporti classici, quindi già abbastanza completo. Bene, apriamo la nostra protezione. Diciamo che se uno non fa un uso proprio in acqua o sport estremi, che tipo cadere nella neve, che mi è già successo, la stavo già perdendo, ovviamente conviene portarsela sempre dietro. O se fai cose un po' più tranquille, anche per il discorso del microfono, conviene appunto liberarla sul involucro e mettere qualcosa di più leggero. Questo tappino ovviamente bisogna levarlo e poi dovrebbe entrare abbastanza facilmente, si spera. Comunque l'entrata qui ha le due alette, quindi devo capire un pochettino, dovrebbe essere ecco, vedete, un po' così, da qua mettono, dunque, alla cornice, quindi per non sforzare, forse di qua. Adesso ho anche acceso la macchina, ma dunque, per non fare danni, il discorso è così. O lo alzi tutto, ma non vorrei che si... Qui si è fatto scattare. Non importa. Il tutto. Sinceramente, deve esserci un sistema meno incisivo. Adesso la prima volta... Dunque, a vederlo sembra che entri meglio di qua. Allora, da dietro
Ok, perfetto ragazzi. Allora, se vi capita, non davanti perché c'è la cornice, perché questo qua mi ha messo un po' in inganno praticamente, perché pensavo, invece lo facciamo passare di diagonale ed è entrato. È perfetto il suo. Devo dare atto che proprio non balla al suo giusto. Poi dopodiché mettiamo l'aggancio. Classico aggancio. Senza sforzare. Dopodiché, e voilà, perfetto. Diciamo, puoi inclinarlo come vuoi. Bene, mi sembra un ottimo prodotto. Poi vi lascio il link di dove l'ho comprato, tutto quanto. Allora, mi sembra un ottimo prodotto, a vederlo così. Poi abbiamo il tappino, quanto ho capito, se andiamo via. Ok. Infatti dalle altre recensioni dicevano che effettivamente è molto giusto. Effettivamente non vorrei sforzare. Un po' troppo giusto. Vediamo invece l'altro tappo. No, l'altro tappo ci sta bene. Ok. Diciamo questo, effettivamente, a parte che penso di non usarlo mai, per cui è abbastanza giusto. Infatti anche gli altri ragazzi che hanno fatto la recensione di questo prodotto tendono ad essere molto molto precisi, però così, senza sforzare, con questo filtro va bene, si presenta bene. Sì, mi piace per quello. Ovviamente insieme a questo ho voluto vedere di prendere un microfono. Microfono che è questo. Bene, per il microfono faccio che usare direttamente, così vediamo subito come si vede e come si sente l'altra macchina. Ok, cambio di cinepresa, come si suol dire. Yeah. Ciao ragazzi, continuiamo la nostra recensione. Quindi l'altro pacchetto misterioso riguarda il microfono per la GoPro. Io quella che possiedo è il modello 3 Silver 3 Plus, che mi sono trovato bene, non posso lamentarmi, anzi l'ho portata a quote oltre i 4.000, per cui ineccepibile. Vediamo un attimino, allora. Oh, vediamo qui. Facciamo che tagliare, perché tanto tagliamo il magico coso. E voilà, questo sacchetto di protezione. Ecco qua, il prodotto è questo. BYLM20 Lavalier Microphone GoPro. Sigillata, tutte le caratteristiche, frequenza range da 35 Hz a 18 kHz, e va bene. Vediamo di aprirlo. Dovrebbe essere la classica scatoletta, bella piena. Sembra molto bello, molto bello.
questo che viene messo così e il microfono poi appoggiato. Adesso poi vediamo come metterlo, che ha una sua pinza. Bene, benissimo. Fagli poi un supporto, lo puoi attaccare dove vuoi, di qua o di là. Adesso facciamo anche il test di vedere come viene. Bene, allora facciamo il test. Bene, ho inserito il microfono, 1 2 3 prova, 1 2 3, 1 2 3. Chiaramente ho usato il mio fido amico dall'Egitto con furore, e dovrebbe essere un po' più fluida, con toni più timbrati della voce. Poi cerco di riascoltarmi. Ah, ah, 1 2 3 prova, 1 2 3, 1 2 3. Puoi fare delle riprese anche in bici, prova anche a soffiare, prova di soffio tipo vento. Sembra che va molto bene. Bene, perfetto ragazzi, come si vuol dire, alla prossima. Yeah, e che la forza sia con voi.